Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2 con Far Cry 3. Allora, come l'altra volta, io direi di fare un paio di missioni. Qui abbiamo un paio di missioni di caccia che non guastano mai, secondo me. Inizierei con una missioncina di caccia. Raggiungi il luogo indicato e attrezzati. Penso di essere già attrezzato in realtà, perché ho un sacco di roba con me, però nel caso ci serva un arco per fare questa missione, sarebbe il caso di prendere delle munizioni. Allora, munizioni. Bam. Perfetto. Ci potremmo anche fare delle frecciotte. Preparazione. Delle frecciotte, scusatemi, dei kit medici. Porca puttana, non abbiamo niente. Ci facciamo le siringhe di caccia, dai. Anche se non so dove sia il menu di selezione per le siringhe di caccia, poi, in effetti. Voi direte, come mai, cazzarola Sinergo, come fai a non sapere come si fanno le siringhe di caccia? Beh, il motivo è semplice. Non ho mai usato siringhe di questo tipo in Far Cry 4 e in Far Cry 3. Cioè, proprio non le uso le droghe. Non le uso né nella vita vera né su Far Cry. Nella vita vera non le uso perché non ne ho bisogno. Su Far Cry non le uso perché voglio divertirmi senza l'aiuto di questi. Ah! Non è come Far Cry 4, qua bisogna premere la C per aprire il paracadute. Sapevate questa cosa? Si preme la C, non lo sapevate. Io sì, adesso l'ho imparato più che altro. Oh! Non mi finire in acqua! Odio finire in acqua, lo odio. Va bene. Facciamo quello che dobbiamo fare. E adesso? Non mi dire che devo cacciare un alligatore, perché sarebbe tragico. Cazzo. Oh, pensi che non t'ho visto, stronzo? Caccia il raro coccodrillo albino con un macete. Sì! Madonna, ragazzi! Grande! Magari questo non era albino. Albino Cirrisi. Guardatelo. Vi sembra un raro coccodrillo albino, quello? Aspettate, ho visto un raro coccodrillo albino giusto qui. E se funziona la tattica di prima, sarà un piacere salirgli in groppa. Porca troia, mi sono cagato su. Mi sono cagato addosso. Cioè, quell'altro proprio si è fatto distruggere. Questo qui si è ribellato di cattiveria proprio. Noi abbiamo finito la nostra missione, no? Abbiamo la pelle del coccodrillo albino a posto. Però, mappa. Dunque, dove avevamo visto che c'erano delle robe interessanti? Qui, a domicilio. Allora, viaggiamo fino a questo punto e poi andiamo, probabilmente a piedi, perché credo che ci si arrivi senza problemi, su quell'altra missione. E sto facendo esattamente quello che ho fatto nello scorso gameplay, cioè due missioni, una a tema animalesco e l'altra no. E bababam, mettiamo un segnalino qua. Eccoci, da questa parte. Pensavo fosse più vicino, infatti ho detto ci arriviamo a piedi. A piedi un cazzo, è lontanissimo. Vabbè, avremo tutto il tempo di chiacchierare lungo il percorso. Non voglio giocare di fretta, perché tanto la fretta è cattiva conigliera, come si dice. E voglio godermelo questo Far Cry 3. Cosa c'è dentro quel cespuglio? Qualunque cosa fosse, è morto. Un suino. Oh, questo non muore, perché questo è l'uomo della missione. Dobbiamo indagare su questo posto dove i ragazzi e le persone vanno a bagnarsi perché vogliono diventare sante e sacre. Una roba religiosa locale, penso. E però qualcuno è scomparso andando lì.
giustamente Ajay, dici che cazzo c'è andato a fare. Ajay non è Ajay, lui è Jason, però faccio confusione tra i Far Cry. Lui dice che cazzo c'è andato a fare in quel posto, e lui gli ha detto vabbè, ma tu sei venuto qua facendo skydiving come un cretino da un elicottero, non puoi parlare, tu sei ancora più fesso di noi. E c'hanno ragione. E quindi dov'è il posto esattamente? Ah, una buia caverna. Perché i ragazzi non sono tornati? Cosa c'è di così losco in questo posto? L'acqua è bassa, quindi escludo squali o coccodrilli. Sapete che mi sa che non l'ho mai fatta sta cosa? Quindi sono molto eccitato all'idea di porca puttana. Ok, qui ci sono dei cadaveri. Possiamo pure luttarli. Bella conchiglia, va bene. Non sembra essere così pericoloso questo posto, devo dire la verità. Soldi, patate. Da queste cose si vede la vecchiaia del gioco. Però vi giuro, all'epoca non era così, o perlomeno sì, era così, ma non dava questa impressione. Cazzo, se i videogiochi invecchiano. E questo è invecchiato anche piuttosto bene, eh. Devo dire che non c'è nulla di... nulla di misterioso in questo posto. Non mi sembra. Non mi sembra affatto. Oh, che cazzo! Che... perché? Perché in ogni gameplay c'è un cazzo di coccodrillo? Mi sono cacato addosso. Vaffanculo, tu e tua sorella. Madonna, ragazzi. L'infarto, l'infarto. Bello. Bello, però, sono emozionato. Questa cosa l'ho vista anche in Dark Souls 3. Le pietre che galleggiano. Esci dalla grotta. Sono uscito dalla grotta, figlio di puttana. Mi hai fatto cacare addosso. Ma quando Ubisoft ci si mette, riesce a fregarti. Fa queste cose raffinate che... che però ti divertono, perché alla fine, se no, sarebbe sempre la stessa cosa. Invece ci sono queste cose inaspettate. Nei Far Cry c'è questa cosa dell'inaspettato che è meravigliosa. Perché non ci vuole un cazzo a fare 150.000 sottomissioni tutte uguali. Questa sottomissione era nulla. Era andare lì, vedere che non c'è niente, rilassarti, tornare indietro e cacarti sotto. È semplicemente un jumpscare travestito da sottomissione. Ti dà una ricompensa, come se avessi fatto la missione. In realtà non ho fatto niente, sono solo sopravvissuto all'attacco di un alligatore, di un coccodrillo, quello che cazzo è, a sorpresa. Dai, ciccio. Ciccio. Ciccio, alzati! Considerazioni di una serenità assoluta. Cioè, sti ragazzi sono morti. Vabbè, poteva andargli meglio, però capita, un coccodrillo se l'è mangiati. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay, magari sempre qui su Far Cry 3. E la prossima volta la facciamo stealth, ma stavolta c'era poco da fare stealth. Ho avuto a che fare praticamente sempre con bestie.